Thank you.
Salve, salve Salvino, di che tratta questa live, Leonard? Intanto vi faccio ridere ricordandovi che quando ho registrato questa anteprima per Twitch, questo giocatore ha pensato bene di passare lì e io l'ho messo in loop nelle cose di Twitch. Ma la live di oggi è una live per dare una mano ai giocatori nuovi, se si presentano, perché sappiamo che GV e Twitch sono a volte su due pianeti diversi, specialmente in Italia. Quindi, che dire, oggi ci dedichiamo a fare cose per i nuovi, a parlare di cose per i nuovi, visto che c'è anche l'evento dei dungeon, se si presentano. È una cosa che devo tenere di conto. Vi parlo poi di una piccola iniziativa che forse a voi di Gilda avevo già accennato, ma aspetto un attimino. E insomma, ci sono cose carine. Ovviamente si parla di una cosa molto 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 semplice. Se però qualche giocatore nuovo vuole capire il gioco, ha bisogno di fare domande, ha problemi di su e di giù, noi rispondiamo, siamo qui per rispondere. Tra l'altro invito Lara, se è arrivata, a venire su Discord. Ora io lì sono mutato, ma potremo fare al volo un leggero testing di audio. Ciao zio Mick, un leggero testing di audio. Così Lara può rispondere anche a lei a voce, se ha piacere. Credo potrà figurare un attimo come un volume di gioco, forse un po' troppo alto. Benvenuto zio Mick. Oh ragazzi, visto che ha scritto Chiara, arrivo subitissimo. Rieccomi, scusate ragazzi. Rieccomi. Allora, io direi che possiamo togliere l'intro. E voilà, ragazzi, facciamo così, è più bello così. Al buio, con la felpa marrone. Come procede? Tutto a posto, bella gente? Tutto a posto? Lara, non vuoi partecipare in voce? Ti vergogni? Ti vergogni, Lara? Ciao Jesus, benvenuto. Se vi vergognate, ragazzi, si fa altro, perché a me le DRM continuano a non essere calcolate, quindi potremmo fare dungeons in onore dei nuovi giocatori. Grazie
E prima di iniziare per bene, perché ovviamente... ciao Giampi. Io vedo un sacco di gente, ma poca gente nuova. Mi sa che sta live. Che nuovi, parliamo del gioco. Ragazzi, male che va, finiamo sempre a parlare di Iceborne Saga, lo sapete. Comunque, io se mi volto qua a destra, ragazzi, è perché ho la chat di Twitch aperta meglio quando sono in game. Nel caso dovessi leggervi. Anzi, poggiamolo qui. È vero. Allora, ragazzi, intanto vi chiedo come si sente l'audio del gioco in confronto alla mia voce? Perché devo sempre abbassare. Fire Oblio, grazie del following. Benvenuto o benvenuta. Ciao Samu, benvenuto. Oh, abbiamo una persona nuova. Oh, ragazzi, date un abbraccio a Samu. Samuele è uno dei miei amanti segreti. E anche di Lara. Sembra adeguato? Non sei nuovo, ma nuovissimo. Sei un po' di seconda mano, ma sono sicuro che avrai bisogno di qualche consiglio. Ciao, no. Ciao Eddie. Io comincio a pensare se non dovessi streamare anche Baldur's Gate con voi tre. Detto questo, ragazzi, prima di cominciare, ricapitoliamo. La live di oggi, se possibile, è dedicata ai nuovi giocatori. In che senso? Il gioco è in inglese, molta gente ha problemi, anche se non siete nuovi, 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 nel senso che avete cominciato oggi, ci saranno domande, qualcosa che magari non capite, che sia di gioco, che sia di trama, che sia di game mode, di consigli. Se ne avete bisogno, ma anche noi veterani, se abbiamo bisogno di fare qualcosa, perché tipo io che tanto tempo che non resto dietro al gioco, cioè insomma, rispondiamoci le cose a vicenda, va bene? Chi vuole fare domande può farle, chi vuole dare una mano può dare risposte. Se fosse un uovo. Oddio, no, ragazzi. E detto questo, prima di cominciare ancora più attivamente, io vi ricordo che questa live è speciale. Perché è speciale? Perché vedo che appunto si è palesato anche Nike. Ciao Sara, benvenuta. Si è palesato anche Nike. Perché? Perché io ho accennato a qualche amico di Gilda tempo addietro. È speciale perché ci sei tu. Oh. E la presenza di un importantissimo giveaway a tema Guild Wars. Io non ho le Chuck in Future, non l'ho mai avuto. Però dovete sapere che in questo ultimo periodo l'Arco del Leone, che vi ricordo è una community italiana a tema GV2, free dalle gilde, ma non per questo meno accogliente, ha avuto la possibilità di mettere le mani su una key, se non erro, correggetemi, correggimi Augusto, deluxe di Secrets of the Obscur, l'ultima espansione di GV2. Quindi ci sono persone tra di voi che io so che non ce l'hanno. Secret, sì, Soto. So che tra di voi non ci sono. C'è qualcuno che gli manca. Quindi potrebbe essere l'occasione seguire. Non avrei detto troppo chino questo. Potrebbe seguire questa live per questo motivo. Perché non solo questo giveaway è ultra speciale. Perché difficilmente noi italiani abbiamo queste possibilità, mettiamola così, per quanto riguarda GV, ma è una key data da ArenaNet. Nel senso che non è castana da me, chiaramente, non sono così bravo e speciale, però è una live sponsorizzata dall'Arco del Leone che sponsorizza GV2. Quindi è fondamentalmente mi sono messo in mezzo. Mettiamola così, va bene? Quindi oggi io vi parlo anche di questo, del fatto che c'è questa cosa, e ora vi giro tutti i link giusti, perché vi linko. Allora, questo è l'invito al Discord, giusto? Sì. Tanto questo è il Discord dell'Arco del Leone, dovrebbe essere l'invito. Il link si dovrebbe vedere perché il link lo metto io e io posso spammare tutte le cose moleste che voglio in chat. Quindi se non ne fate parte, entrate lì e magari avete bisogno di qualsiasi mano così e potete fare questo. E poi c'è quest'altro link che ora prenderò perché io sono bravo,
come creator, giuro, ho studiato prima di fare questa live. Ragazzi, io vi dico semplicemente questa cosa. A me, il mio collega di lavoro che mi copre la sera, oggi sta male e ho rischiato di dover fare il turno serale. Però sono qui e questo è l'impegno, la più importante, lo sapete? E quindi non sono potuto andare neanche io e quindi oggi siamo un po' così. Mi mando entrambi i link. Ricordo, il primo è l'invito al Discord, il secondo è il link diretto per il giveaway. Nel caso, se tu, Augusto, vuoi dire qualche altro dettaglio che io chiaramente, da persona assonnata, potrei aver non detto perfettamente, ti invito a scrivere così tutti possono leggere perché è importante che questa cosa giri il più possibile supremo nel pianeta Terra. Quindi intanto vi ringrazio ragazzi che siete qui tutti voi. Ok? Che mamma Net e papà NC Soft ci hanno blessato con la loro presenza nella live di oggi. Un minimo, dai, per una volta possiamo essere un minimo più felici, va bene? Detto questo, cominciamo. E, come dicevo, live dedicata ai nuovi o alle domande in game, di qualsiasi entità, io ripeto. Quindi va bene qualsiasi cosa. Non avete capito qualcosa di trama? Vi si spiega. Avete qualche dubbio? Volete sapere quanto porto di piede? Vi rispondo a qualsiasi cosa, va bene? Tutto, non è un problema. Però vi ricordo. Cosa è successo? Oh, grazie Augusto. Grazie mille. Grazie del pensiero. Grazie Nike. Vi ricordo appunto che in questo periodo c'è da ieri la Dungeon Rush, un evento più unico che raro secondo me su GV2, visto che dopo 20 anni hanno ridato importanza un minimo ai dungeon, dove, se non erro, correggetemi se sbaglio, basta fare 10 volte contenuti a tema dungeon o DRM. Grazie, Nike. O DRM. La cosa divertente è che le DRM non funzionano, non vengono prese, anche se c'è l'achievement dedicato. Io le ho fatte due e continuo a non aver fatto niente, e quindi magari mi butterò a fare i dungeon. Questo bonus event è particolare perché potrebbe essere per molti giocatori in arrivo un buon modo di fare i raid, ma soprattutto per ottenere un mantello. Jumpy. Madonna. Allora, io ti dico la verità, io non li reputo così abbandonati. Davvero? È quello. Quindi nelle pubbliche non funzionano, ecco perché non vanno. Cioè, è davvero così minchiona come cosa? Che stronzata. Questa è una stronzata, ragazzi. Questa è una stronzata delle dimensioni di Godzilla. Cioè, è proprio. Ma allora non le farà nessuno. Come faccio un jumping puzzle? No! No! Ma quello è per la. Fermo! Fermo! No! No! Quello è per la. Ma porca miseria! Quello è per il coso, è per la one shot. Che jumping puzzle devo fare? Not so secret. Ma Not so secret non è così terribile da fare, ragazzi. Per me. Carino. Skipping Stones è quello di coso? Di Suzion, vero? Correggimi se sbaglio. Sei un bastardo, io te lo dico, sei un bastardo. Vabbè, sei stato anche abbastanza gentile come jumping puzzle, c'è de peggio. Non posso barare con gli shortcut, vero? No, eh? Io lo dico perché, sai, si sa mai. Prendiamo il nostro Kirin. No, dai, dai. È carina questa cosa. Quelli sono i premi per la one shot, che tra l'altro ho intenzione di riportare perché siamo bloccati alla seconda stagione. Passo quel point sbagliato, vero? Mi sa di sì. Tra l'altro. Facciamo un giro. È di non posso fisicamente distruggere un pezzo di equip perché sono full leggendario su questo personaggio.
Allora, se tu vuoi il mio personaggio nudo, basta che me lo chiedi, ho il template dedicato. Cioè, nel senso, qual è il problema? Non ho nessun problema al riguardo. Non ho nessun problema al riguardo. Vabbè, avevate paura di queste cose. Ora, tra l'altro, ora sono nudo, ma ho anche le mutande grazie all'armatura Sanctified. Io ho la build nudista? Certo che ho la build nudista, Jesus. Dubitate di me. Salta, tio. Salta. Ok. Ciao Leo, grazie che sei stato con noi. Allora, Giampi, ti posso dire, se ti ricordi, non so se eri presente durante quella live, al mio compleanno abbiamo fatto le strike nudi. Quindi, diciamo che può funzionare. Allora, abbiamo fatto le strike nudo, hai visto quanto di benchmark? Ciao Leo, grazie del supporto. Benchmark nudi. Ci sono classi secondo me che rendono meglio. Che poi uno può barare perché, vedi, i pantaloni li ho e che sono questi. Potrei mettermi i guanti, l'elmo e le spalline. No! Dannati! Posso barare in qualche modo? C'è Eddie che mi guarda. No, non posso ballare in qualche modo. Dannati voi, sono 20 anni che faccio questo jumping puzzle. Ero diventato così bravo a farli. Non mi fare il portale, non mi far ballare. Non fare la brutta persona. O lo stai facendo per te? Cosa succede? Ho barato. Live rovinata. Guardalo. Voi non sapete che Eddie in realtà è stato campione di Jumping Puzzle. L'abbiamo anche tifato per lui. Un refund. Ma dai, sono nudo. Più di così cosa volete? Che poi se non erro, non su questo personaggio. Sono una brutta persona io, eh. E in genere io ho anche i portali. I portali portatili. Quindi, diciamo che. Olle! Olle! Uno stambecco, guarda. Ho un dubbio. Cos'è successo? Ah, era qua. Mamma mia, che ansia queste cose. Dovevo salire qua sopra, vero? Dov'era? Mi ricordo male io? Oh signor. No, ma vedo è di lì. Era qui. Ti prego, dimmi che è caduto. Fa ridere, se è caduto ragazzi ride male. Non c'è più. Sto scherzando. Ah no, eccolo, ok. Allora, ce la posso fare. Magari come Baldur's Gate, i zoom. Sono morto e sono finito anche nell'iperuranio. Cosa è successo? Dai, restami, Serafina Clark. Che cosa sto vedendo? Sono morto male. Della Gilda Death Metal Kings. Ma questa lava qui sottoterra? Ma che cazzo?
Grazie, Eddie. E se mi buttassi di sotto di nuovo? Sei il figlio stupido? Non ho letto cosa hai scritto. Madonna santa, che brutta persona. No, perché voglio buttarmi? È divertente. È funny. Me lo ricordavo più corto questo jumping puzzle, devo essere onesto. Non lo ricordavo così lungo. Dove sto andando? Io ho visto un film horror cominciare così, eh. Devo saltare per la fede? O posso scivolare tipo Dino? Immagino sia così. Drop. Ma tipo perché allunga le cose? Che io mi ricordo che qua c'era tipo da camminare sul bastone. Ma è tangibile sta affare. Cioè mi sembra una di quelle cose di... Ah, qua forse era. Le fuffe, infatti, dicevo. Ok, intanto prendo una Blooming Passiflora. Perché si... Come si perde? Di proposito? Questa è buona, eh? Che è Build Naked. Aie. Schifus. Siamo quasi. Siamo quasi. Dove si sale? Da qui. Ok. No, di qua. Si perde di proposito e poi grazie al suo innato senso di orientamento solo lui si salva. Oddio, finisce male allora. Ah, qua è per la cosa, è per Chugan Champa, guarda, è figo. Come cazzo sei arrivata qui la tigre? Ora bene tutto, ma... Vai Kirjava, uccidilo! C'è Darth Kirjava qua. Potremmo combatterlo questo champion, che dici? Magari non nudo, che dici? Combattiamo i Cryptis, non ci ammazza questo, che dici? Facciamoci rispettare. Dove cazzo è andato? Mi sono cacato malissimo. Mi sono cacato malissimo, Dio. E ce l'ho già. Se non erro, io l'ho già fatto. Cioè, non ho fatto l'arma, ma Chugan Champa, guarda, te l'ho. Non sono messo così male. Se non erro. Credo di essere già venuto qua a prenderla di me. Credo. O forse mi sono semplicemente perso il giornale del cacciatore lungo la via. Ma di buono che si è messo. Thank you. Lasciamo combattere il pet. Eh no. E vabbè però, sta cosa è cattiveria. I appreciate the help. Strength of the pack. Sicko. Oddio. Volevo doggiare. Evviva! Carcashell, questo, ma non è un carca. Evviva! Bravi! Bravi tutti! Bravi tutti! Oh, sto fermo.
Sì, Lara ha ragione. Cari, grazie Eddie. Lara ha ragione. Cari nuovi giocatori, non fate così. No. Se volete fare un jumping puzzle, non si fa in questa maniera. Però potete rubare. Potete rubare le cose dalle persone. Mi sono fatto malissimo alle tibie. Detto questo, ragazzi, allora, vogliamo fare qualcosa insieme? Ciao Trisk, grazie del follow. Grazie mille. Vi ricordo, se ci sono persone nuove in ascolto, che potete fare domande se avete bisogno di una mano sul gioco. Vi si risponde volentieri. Fai la domanda da noob. Non ci sono domande di noob, ci sono solo domande stupide, Samu. Perché se tu mi chiedi tipo come mi metti i pantaloni, ti guardo così. Se mi fai una domanda normale sul gioco, ti possiamo dare una mano. Però siamo qui per darti una mano a te, quindi vai, vai, vai. Dicci, dicci. Dicci todos. Mentre Samu provvede, io vi ricordo, ragazzuoli, che le live le faccio sempre il mercoledì adesso, intorno alle 5 e mezza. Quindi, allora, ho creato un nuovo PG, un Guardian, e oggi stavo pensando. Sta per arrivare una cazzata, secondo me, Samu, eh. Sta per arrivare, secondo me, una ultra funchiata della vita, adesso che mi stai dicendo questa cosa. Io c'ho il terrore. Io ho tre guardiani in tutto questo. Vediamo. Io non vedo metà dello schermo, non so cliccare. Il Firebrand, il Willbender. Dov'è la Dragon Hunter? Non la vedo. Eccola. Io non ho template, ho personaggi. Guardian comunque grande classe, ragazzi. Mi ero ritrovato a salire nella maniera classica, smappando e facendo missioni, però venendo da WoW mi sono chiesto se una volta arrivato all'80 potrei giocare l'ultima espansione uscita. Potessi giocare l'ultima uscita. Volentieri, allora, Nike, nel caso giramele. Possiamo leggere anche quelle. Mi sono chiesto giocarsi l'ultima espansione direttamente così appena arrivato all'80, dici? Allora, ci sono due scuole di pensiero, secondo me, qui. La purista e quella realistica. Allora, GV parte dal presupposto che GV è un gioco con progressione orizzontale. Quindi per GV è importante avere contenuti che siano, non dico sempre sul pezzo, ma tanta roba da fare. Proprio anche l'altro giorno sul gruppo Telegram di GV2 un ragazzo, un nuovo giocatore, si, tra virgolette, lamentava del fatto che il GV è talmente pieno di roba che ci si perde. Ed è vero. Quindi io ti dico che l'ultima espansione è più importante delle altre? Sì, ma solo da un punto di vista narrativo e da un punto di vista di probabilmente popolosità dei giocatori. Faccio esempi. Le espansioni di GV sono 4. Ok, abbiamo Hoth, Poff, Eod e Soto. Ok, oltre il vanilla game. Hoth, che è quella che si trova tutta qui, è principalmente incentrata sulla rigiocabilità. Poff, diciamo più sull'esplorazione. Eod è una via di mezzo. Ok, e Soto è uno stile diverso ancora. Per una serie lunga di motivi però, proprio perché c'è più eventi di un certo tipo, Poff è quella che presenta meno giocatori, in un certo senso, ok? Perché i contenuti di Poff sono meno rigiocabili, li hanno messi col tempo, ma sono comunque di impatto meno forte dei meta-event accendi questa e dell'altra espansione. Quindi un'espansione come Soto, che contempla al momento solo tre mappe,
due complete e una no, con i loro eventi e le loro cose, sicuramente molta della gente e delle meccaniche sono incentrate da quella direzione. Quindi uno può fare l'espansione nuova, ma magari non spoilerarsi troppo la trama e poi raggiungere. Di questo è Sodo, questa roba qua. È vero, anche io mi sento stun. Eh sì, no, no, ma io lo capisco, perché io penso che in questo senso la cosa che dà una mano è avere la gilda. Grazie intanto, Augusto. Avere la gilda e queste cose così. Va bene? Quindi ti dico, a livello tecnico, se vuoi farti gli eventi di queste due espansioni, ora che sono appena usciti, sono sicuramente più popolosi oggi. Sicuramente però Annette sta diventando più brava a rendere i contenuti rigiocabili. Esattamente, dice vai, gioca e cavatela. Anche perché ricordati che GV è molto casual. Per alcuni sensi vuole che il gioco rimanga molto come lo preferisci tu. A parte il discorso della narrativa, dove c'è un ordine da seguire, che tu puoi seguire, come no. Perché ora questo è Secret of Obscure, ma questo è tutto l'ordine dell'espansione, dei living. Se uno alla trama gli piace al 100%, la segue in ordine e si fa un'idea. Se invece non è così, fotte sega e vai dove ti tira, dove ti trascina Frallo. Cioè, capito? Come le Silver Wastes, che malgrado l'età sono sempre piacevoli da giocare e non eccessivamente tecniche per un Neo80. Esattamente, ci sono poi appunto, questa cosa non si è detta, molte mappe che al di fuori del meta event, come appunto Silver Wastes, Auric Basin e altre ancora, presentano delle Drizzlewood, presentano dei meta dentro, o comunque dei farming di un certo tipo che vanno avanti. E quindi questa mappa è stata messa durante la Living War Season 2 e ancora oggi rimane una delle più giocate. È ovvio che io conosco gente che qui è rimasta 5 anni e ancora oggi è qui dentro perché si fa tutti i soldi del gioco qua. Però anche le altre mappe possono avere guadagni, altre cose. Sicuramente essere in pari con l'ultima espansione ti consente di giocare più con la gilda. Questo è poco ma sicuro, ma tu ben sai, nel tuo caso in particolare, che sei un gruppo di persone che la trama è molto importante, tu puoi jumpare qui, farti la trama di questa cosa, non spoilerarti Soto e magari informarti solo sulla trama precedente. Tanto alla fine l'intera saga di Draghi ormai è terminata, quindi bene o male c'hai 10 anni che puoi guardarti con i video YouTube miei o farti raccontare o giocare pur sapendo già la trama. Cioè alla fin fine ci sono volte in cui ci si racconta queste cose, capito? È perché non faccio i piselli, Lara. Ma io ti consiglio comunque di giocarla, perché da un punto di vista all'altro ci sono anche delle cose proprio a livello di gameplay da sbloccare. Mappe, skin, altre cose che la mappa ti conviene fare. Io intanto mangio, eh. Non è sponsorizzata dalla Kinder questa cosa. Nel frattempo, il buon Augusto mi sta mandando delle domande del suo vecchio Ask Me Anything dell'Arco del Leone. Nel caso poi rispondiamo anche a quelle. Grazie, Augusto, eh. Ah, ok. Grazie, allora. Grazie ancora, Nike. Quando ci vediamo, Samu ti regala un Kinder. Ti ringrazio. Quindi questo è, come dicevo Samu, bene o male il discorso. Più in generale ti posso dire che secondo me GV rischia con questo modo di fare di farsi droppare dalla gente. E sì, saltalo, ma che cazzo te ne c'è del vanilla? Almeno la trama, che sia trama o allora, lo smapping va bene sempre per me, perché io lo faccio per rilassarmi. Però la trama, specialmente del vanilla, Samu, la fai una volta, sai com'è,
Potresti fa con tutti i personaggi nelle varie combinazioni maschio femmine razze giusto fino al livello 30 per vedere le differenze, ma poi ciao belli, ciao. Anche perché a livello di narrativa è una delle cose peggiori, la trama del vanilla. Allora ti puoi buttare in hot se vuoi avere un'espansione un po' più difficile, ti butti in pof se vuoi avere una esplorazione un po' più complessa ma articolata con mappe molto immense. E poi ci sono le living. Tutte le living, poi c'è Neod che presenta un mix tra Epoff e Hoth, capito? Nel senso, questi sono degli aspetti buoni. Se non mi sbaglio, io mi ricordo che tu le avevi le Living World, e visto che è un sistema che non c'è più, vai tranquillo. E comunque le storie delle living sono più contenute del vanilla, come puoi immaginare. E onestamente, in alcuni casi sono anche molto più belle. Tanto più belle. Anche perché ricordati che la trama del Vanilla è di 11 anni fa, non ha cinematiche, non ha modi di fare un certo tipo di racconti. Sì, ma se non erro, quello è vero. Cioè, nel senso, puoi fare la storia più volte perché almeno hai accesso alle tre basi degli ordini di Tyria. Grazie Eddie, questa cosa non ci avevo pensato. Però è semplicemente legato a una trama che anche lì fai verso il livello 30, poi ti fermi. Quindi, così. Cioè, ti basta avere un personaggio Whisper, un personaggio. Forse non c'è più vero niente sullo schermo che presenta questa cosa. Ti dice più niente, vero? E poi adesso Samu si può fare questa cosa. Una cosa figa che si può fare adesso è cambiare lo sfondo. Intorno al 30 si sblocca la scelta dell'ordine. Sì. Questa è la scelta. Cominciamo dall'inizio. Questo è GV nel 2012. Ma non era così la schermata personaggio. Questa sblocca dei ricordi violentissimi. Cambia anche la musica con gli anni. Questo è il vanilla. Lo sfondo vanilla. Poi abbiamo davvero bei tempi. Poi abbiamo Hot con per me, ripeto, la canzone più bella mai fatta di Giugu. Ora non parte, no. Poi c'è Poff, ho finito. Ragazzi, scusate, io sono tornato da lavoro, ho fatto mille cose, non mi sono ancora fermato, quindi ho sonno. L'unico modo con cui riesco a stare sveglio è mangiare e bere caffè. E poi abbiamo Kanta, che è il mio preferito, e poi c'è quella di Soto, che non hai visto tu forse, Samu. Zuma è il più personaggio? È vero. Ma sai perché? Sai perché secondo me Jumpy? Perché non c'era. Cioè l'immagine di Lion's Arch secondo me è quella del launcher di 11 anni fa che era più piccolo. E quindi forse non la possono strecciare troppo perché poi è da. Tipo. Diventa tipo così. E quindi. Forse zoomano per questo. Vabbè, abbiamo fatto queste cose. Comunque. Purtroppo questa cosa GV ce l'ha, io lo dico sempre. Bene o male le espansioni sono mandatorie, poco ma sicuro. Comunque è un buy to play, quindi se
chiede di avere i contenuti che mettono in vendita. La cosa buona è che da quando c'è Soto e c'è l'arrivo di queste mini espansioni, c'è la possibilità, come dire, non so bene come spiegare. Non so bene come spiegare. Fondamentalmente mi è stata una notifica. Scusate. Praticamente dovete tener conto del fatto che è un buy to play, quindi c'ha le cose mandatorie. Può essere non facile starci dietro. Ma ti spiego perché c'ho questo crocco insetto. Però, ovviamente, bene o male, i contenuti rimangono attivi. Cioè, se io adesso vado, a meno che non ci siano proprio problemi. Chi mi c'è dietro? Eddie? No, zio Mick. Se io vado in altre mappe, è difficile che non trovo nulla. Capite qual è il discorso? È ovvio che devo andare eventualmente in fasce orarie a me congeniali. In che senso? Se io vado sul GV2 Event Timer, la wiki, mi appaiono tutte le mappe più importanti di GV2 con meta event importanti. È ovvio che se presumo di fare determinate cose in fasce orarie in cui non c'è nessuno, è difficile. Ora che c'è anche una meccanica nuova, che è questa meccanica qui. Ora io andrei a vedere al volo, perché non ricordo qual è la Weekly Rift. Ecco, andiamo direttamente, che ne so, nelle mappe di Soto al volo, giusto per cazzarare. Ora c'è una meccanica nuova che sono i Rift. Allora, questa meccanica qui è buona perché è di un'altra espansione, ma questo l'ho già fatto una volta, minchia, si è già fermata, ma si applica questo discorso dei Rift qui in alto a destra a più mappe in game. Inoltre è stato fatto vedere che da quando ci sono questi Rift vengono contati anche per eventi di altre mappe, tipo Verdanbrink, si può ottenere un'armatura. La Coat è la più difficile da ottenere perché richiede il mega supremo percentuale di tutto. Ecco che si prende questa cosa. In questo periodo che c'è questo evento così, le cose funzionano meglio. Io personalmente non ho cambiato la pantera per un crocchio insetto, ma è lo Smokescale in questo caso, l'animale che tu stai vedendo. È il pet che ora tra l'altro l'hanno nerfato. È uno dei pet migliori in PvE, ma anche in PvP. E io quando gioco serio non uso mai la pantera, come puoi vedere, non ce l'ho tra i pet. Non si è capito niente? In che senso? Ah, ok, scusatemi, mi rispiego meglio. Nell'ultima espansione Soto hanno introdotto una meccanica che si chiama Rift Hunting, dove attraverso una Masteries è possibile cacciare dei demoni che attaccano Tyria, e questa meccanica si applica a molte mappe del gioco se tu sei in quelle mappe. Ora, le mappe dell'espansione nuova hanno sempre, come dire, c'è sempre questo evento nelle mappe dell'espansione, ma a rotazione si presentano anche nelle mappe delle espansioni precedenti, ma anche del Vanilla Game. Abbiamo inoltre notato, attraverso un Gildano, che se non sbaglio è Semola, che non ha Soto, che fa comunque gli achievement di Soto, anche se non ha l'espansione, quando fa i Rift al di fuori delle mappe dell'espansione. Questa meccanica dei Rift non è tra le più intelligenti, forse, però è buona perché riporta settimanalmente la gente in mappe vecchie. Hai ragione, scusami, allora, mi sono un attimo distratto, una notifica importante, ho raggiunto il telefono e mi sono un attimo perso.
E questa cosa è importante, capito? In questo senso qui. In questo senso qua. La cosa buona è che questo meccanica dei Rift sta ancora migliorando. Che cos'è il Wizard Vault? Le daily. Se tu prima ti ricordi, Samu, quando facevi, giocavi in GV2, avevi in alto a destra, la chest è qui. Ok? E tu cliccavi e ti davo un oggettino. Come ora Eddie ti sta spiegando, poi te lo spiego anche io a modo mio. Prima questo creava un problema. Ovvero che il gioco ti premiava loggando in game, ma tu di fatto non facevi nulla. E qual è il problema? Di base nessuno, se la gente gioca perfetta. Siccome io per primo non sono bravo in queste cose, che non sono educato, si erano presentati delle problematiche in cui molti giocatori si comprano account anche free to play o semplicemente quella versione di GV2 di 10 anni fa che costa una stronzata anche in qualche key. E cominciavano a droppare oggetti, comprese le tanto ambite Mystic Coin o i Laurel, tutto il mese. Che poi passavano su account primari. Insomma, fondamentalmente si è finita una situazione dove io per primo, e io sono uno di quelli che l'ha fatto con più cautela, ero arrivato ad avere 6 account, 7 account. In guild abbiamo persone come Leonard che ne avevano 25 di account. È ovvio che questo provoca in chi non è cattivo, diciamo così, a livello di marketing nell'avere solo soldi per sé. Mettiti però in chi fa tipo gioco in borsa col trading post. Quindi diciamo che il Wizard Vault è un sistema che si applica ora che c'è Soto, perché il Vault è un luogo effettivo nella Wizard Tower, non è esente da difetti che permettono ai giocatori di fare comunque soldi in altra maniera con gli account secondari. Però quantomeno questi account secondari minimo devono giocare adesso. Non possono star fermi e basta. E come dice Eddie, ti danno delle cose da fare giornaliere, settimanali, mensili. E ti danno in cambio una valuta per prendere la roba. Tu puoi prendere un sacco di cose con il Vault. E si parte da cose interessanti. Anche da cose più sciocche. Ti faccio l'esempio, perché ora c'è anche la Tab Legacy, ovvero gli oggetti vecchi. C'era un emote, una skin di un grifone, delle armi a tema angelico. Attualmente abbiamo avuto invece una infusione, un'armatura integra a tema monaco. Infatti, a me manca da prendere ancora il mantello e l'elmo. E le armi angelico scure, c'è un tot di Mystic Coin al mese, ti puoi prendere roba per fare le armi leggendarie con facilità. Per i nuovi giocatori ci sono anche le armi e le armature ascese. Ciao Quentin Tarallino, benvenuto. Sì, è vero, è Paragon, non è monaco, intendevo dire comunque uno che prega, uno che fa le cose dalla luce con Gesù e la Madonna. Vabbè, quello intendevo dire. Carmelo. Ci sono anche roba dello store, come ad esempio i template. Ora io sto indicando sulle cose, ma voi non potete vedere. O il build storage, gli upgrade e altre stronzatine, i timing per fare i livelli, i laurel, le charge. Insomma, hanno reso il sistema un po' più semplice. Ti fa fare la daily, che sono 4 quasi su 5. Puoi scegliere se fare la daily PvE, PvP o quello che è. WoW. Hai cose settimanali e così via. Ogni tot di punti puoi prenderti qualcosa. Capito? È una cosa che secondo me forse secondo me è la cosa più bella che hanno fatto con Soto, non solo perché è una cosa funzionale a mio avviso, ma è anche un sistema che si è applicato a tutto GV2, anche a chi non ce l'ha comprato. Il che è fantastico, perché magari tu non vedi tutte le reward perché non hai Soto, però quella roba lì puoi comunque ottenerla. Il che secondo me è tanta roba. A mio avviso è la cosa migliore in questo sistema. In confronto alla login e reward di prima. Chi è entrato su Discord? Chi è entrato? Vediamo. Qualcuno è entrato a salutarmi? Ora mi smuto. Mari! Ci sei? È entrata Maria su Discord. Io avevo ospiti oggi, ragazzi. Ma una non vuole, non vale entrare. E l'altra è in ritardo.
Ora io non la sento. No, non credo stia parlando perché non è mutata. Ciao Vulpes 7, Vulpes 7. Quindi questo è quanto. E ragazzi, per chi... ma grazie, che cosa carina che hai detto. Grazie mille. Io intanto ribadisco di nuovo, ragazzi, una cosa importantissima. Rigiro di nuovo, non so se l'avete visto tutti, due link molto importanti. Uno è un link di per un giveaway di una key di Soto, versione deluxe, se non erro, fatto. Grazie Vulpes il follow. Attraverso l'Arco del Leone, community italiana di GV2, e qui c'è anche l'invito per il loro Discord. Ragazzi, lo dico queste cose perché sono importanti, perché oggi siamo sponsorizzati dallo sponsor. Cioè, oggi abbiamo... Questa key è ufficiale di Arianet, l'ha toccata Arianet con le loro manine. L'hanno toccata loro e... Ora, detto questo, io devo dire, Lara, ho visto che è entrato su Discord, eh. Non puoi parlare qui Sì, dentro? Ah no, ti si può sentire, ok. eccomi. Ti consiglio, ovviamente, di mutarmi nelle live perché ci sarà un sacco di Sono delay. anch'io. Ciao Mary, ci sarà un sacco di ritardo nella mia voce da quella che vedete, perché io vedo... È un po' bassa lei, Lara? E se io volessi sentirti due volte? Liberissima di farlo, non capisco perché dovresti. Ora, Chiara è obbligata perché vive con me, ma tu almeno evita. Ah, quindi... Ditemi se le sentite bene, se si sentono male. Quindi fate... Prova, prova. parlate. Il contatto con Prova, prova. Annette... Lo a Dresna, io... no, è vero. I cuori vanno a Dresna, ragazzi. Tutta questa cosa è Dresna. Ricordatevi il buon Dresna, va amato, toccato. Un po' basse, l'ho alzata ancora di più ancora. Non è un problema, le alzo a 2000. Cioè, sono... Maria l'ho Ma messa a quando... 200. Noi siamo già Ah. alte, ci alza Se ancora. le... Molto alte, sia io che Lara siamo comunque sopra il più metro e alte. Comunque settantacinque. più alte di me. Quindi non è la realtà. Sì, Quindi non è un problema. potrei dire che ci vuole poco, ma sarebbe crudele. Ma l'hai già fatto e va bene così. Oh. Compensano i piedi. Dai. Il fatto che sono un pinnipede compensa la mia altezza non eccelsa. Povero piccolo Moro. Intanto povero ci sarai te. Magari piccolo Moro. Povero un pochino, dai, non così tanto. Lavoro tanto. Detto questo, e ora che abbiamo ribadito il concetto, io chiedo se appunto, io ci provo perché io la butto lì, se Quentin Tarallino o Vulpes hanno domande da fare, noi rispondiamo a qualsiasi cosa, compreso tipo, ripeto, tipo che scarpe preferisci o che cosa indossi di mandare a dormire, perché oggi è così. Se no, ci possiamo Attento mettere... che così mi scateni Eddie con le domande Eddie, scomode. lo sai che Eddie con le domande scomode può chiedere quello che vuole visto che ha accesso alla mia camera dei segreti. C'erano le domande In dell'ama, che cioè, senso? suona male, vero? Non volevo che suonasse così male, ma suonava un po' Moltissimo, schifoso. moltissimo. Allora, le domande che mi ha mandato... Sono spaventato. Fai bene. Fatto l'80 è meglio concentrarmi prima sul finire la campagna delle varie espansioni o raccogliere l'equipe Ascended, dice Vulpes 7. Io ti dico semplicemente entrambe. Puoi fare entrambe le cose in contemporanea. Non so se voi volete aggiungere qualcos'altro. Io direi... Bene o male si può... Dipende che cosa ti attira di più, secondo Esatto. me. Se sei più incuriosito dalla storia, dagli suoi sviluppi e vuoi metterti in pari su quella, dai la precedenza a completare il tutto. Altrimenti, se sei più attratto dai contenuti collettivi, Fractal, Strike Mission, eccetera, eccetera, puoi più puntare magari a arricchirti Quello. l'equip. Poi ormai ci sono tanti modi per farlo, Sì. Tra quindi. le altre cose A volte anche giusto specifico. fare le mosse. Tra le altre cose specifico che adesso, visto che Samu ha fatto la domanda proprio come si fa l'equip Ascended, intanto partiamo dal presupposto che vi ricordo che adesso che c'è il Vault,
quando ci sono gli special, se avete Soto, cioè quelli vi danno 150-250 punti e potete prendere, se non erro, una chest di armi e tre di armature ogni 3 mesi, che non è caviale, ma non è manco un calcio nelle palle, cioè nel senso, per questa roba scesa regalata, facendo la daily, tanta roba. In genere la roba ascesa si fa craftando dal livello 80, cioè dagli 80, quando raggiungete il livello 500 di crafting delle armature o delle armi potete farlo, ma ci sono metodi molto più rapidi ormai attraverso appunto i vari game mode, le strike mission, i raid, i fractal di tier alto. Aiutano a droppare queste cose, ma anche a comprare questa roba. Quindi, Comprare con la valuta, sì. poi ci sono molte mappe, tipo della Living World Season 3, che hanno i trinket ascesi di facile acquisto attraverso valute di mappe che sono. Oh, c'è Maria qua. Sono un po' più tranquilli. Poi Vulpest ci dice: quanto ci vuole per Qualcosa anche completare le Season 4, campagne? eh. Anche Season 4, un po' meno, però, se non erro, vero? Season 4, se non sbaglio, poca Sì, roba. Dragonfall però c'è diversa robina. Vero, giusto, giusto. Quindi dipende dalla mappa, però qualcosa si trova anche in Season 4. Mentre Vulpest ci chiede quanto ci vuole per completare le campagne. È 11 anni di storia, non è Anche lì poco. dipende quanto tempo ci impieghi. Vuoi completarle e basta, quindi le fai solo Solo per per farle. visione? Vuoi fare tutti gli achievement? Vuoi esplorare ogni singolo pertugio di Tyria? Dialogo, sì, esatto. Esatto, dipende. Bisogna tenere conto anche di un'altra cosa, specialmente quando si entra nelle espansioni, e questo problema è molto più problematico con HOT, se non erro, c'è l'introduzione delle masteries. La storia non va avanti se non hai determinate masteries, quindi ti obbligano a stare in open world comunque a un certo punto. Però è anche vero che ormai questo problema di come faccio a fare mastery rapidamente, direi che è molto meno predominante di un tempo. Un tempo era molto più complesso fare queste cose, oggi invece è un po' più aperto. E giustamente Zio Mick ci ricorda che eventualmente è possibile cambiare le statistiche, la roba ascesa, in una maniera ultra facile. Quindi se avete ottenuto magari pezzi ascesi sbagliati, che non siano magari anelli o accessori, le statistiche si possono cambiare tranquillamente. Per esempio, su questo discorso, se uno vuole equipaggiarsi un personaggio solo, ci sono degli accessori, dell'equipaggiamento, per esempio quelli dei Fractal, che si possono resettare. Quindi, in caso di cambi di build o cose del genere, uno può, in modo relativamente facile, cambiarli, perché altrimenti i trinket, non possono essere, cioè non si può cambiare le statistiche come si fa per armi e armature, che è molto molto facile. In realtà ci sono alcuni trinket in particolare che lo permettono, non solo quelli, Sì, però alcuni quello specifici, di vero. Bloodstone Fen e Svactal, Che è ora non la mi prima ricordo io. mappa di Season 3. Bloodstone Fen, lo specifico per correttezza. Vulpes fa un'altra domanda, appunto, cioè domanda, dice: sì, intendo il minimo indispensabile per procedere nella storia della campagna. Io ti dico che comunque, ripeto, è un gioco che ha 11 anni, quindi non è una cosa che fai in un pomeriggio. Poco ma sicuro, a meno che non hai 12 ore di fila, allora magari sì. Però Te la rushi proprio, cioè se te vuoi gli episodi completarli solo per completarli è un conto, se ti vuoi seguire i dialoghi, ascoltare è un altro. Poi ti dico, dipende, perché poi a un certo punto per fortuna hanno cambiato un po' il sistema narrativo, perché il sì. gioco base, la season 2 erano molto più lenti, molto più pesanti da seguire. Poi Ora dopo si snellisce un po', quindi andando avanti migliora. Poi io non so voi, ma io sinceramente, avendo giocato tutto via via che usciva, quasi non lo saprei quantificare. no, neanche io, onestamente no, però è anche vero che sicuramente, come ha detto Maria adesso, più la storia è vecchia, più cioè è meno fluida, va meno bene, nel senso che i contenuti vecchi vanilla sono più lenti, palesemente, a partire già dalla season 2 tutto va un po' più rapido, un pochino, e nelle espansioni anche dove ci sono magari gli archi narrativi fatti e finiti un po' più ciccioni, che richiedono magari un po' più di ore perché sono un po' simili al vanilla,
Se nel gioco vanilla il gioco ha 66 capitoli, in Hot ne abbiamo 18. Quindi. E tra l'altro, in quei 18 capitoli la trama è anche meglio, proprio di qualità. Quindi è proprio cambiato il sistema in corso d'opera. E Sir Quentin Tarallino ci dice: non so se è attinente come domanda, non so. Non sono proprio un nuovo player, ma sto leggendo le guide delle leggendarie di Aurin. Non ho capito cosa devi fare per prendere la skin dei vari draghi. Una rottura di cazzo devi fare, Quentin. No, devi fare una rottura di palle. Una collection. Devi fare delle collection dedicate. Se non erro, c'è il personaggio di Arbruston, Levitas, che ti fa vedere le singole cose. E puoi comprarti, se non erro, la roba da lui. E ti chiede. Ora. Arbuston ce l'ho qui, se non erro. Eccolo qua, andiamo a vedere direttamente. Io anche ho Da questo lui devi problema. comprare degli oggetti che poi messi insieme ti danno un oggetto della collection. Ah, hai Diciamo te la ragione. sbloccano. Bravissima, è Poi vero. dopo devi farti, vai nel posto X, fai il champion tal dei tali, dipende dall'aspetto che puoi fare di Ora base, quindi. faccio vedere su schermo una cosa perché io ho uno stesso problema come te. Perché io volevo fare la spada, lo spadone di Swan. Quentin, quindi cosa è successo? Io la spada me la sono fatta, volevo cominciare a craftare la roba dedicata a quello. Ora non ricordo se mi ricordo che c'era una collection dedicata a quello. Ora non trovo. Non posso leggere che ho Aurin, non trovo. Ah, eccola. Aurin Facet of Life, se non mi sbaglio, si chiama in questo caso. Ah, sì, c'è proprio la categoria del Legendary Facet of Aurin. E praticamente io ho sbloccato i vari stemmi di Swan che devo prendere in giro facendo 20 determinate cose. E tutto è partito, come diceva Maria, da Leivas, che adesso appunto vende tutte le scaglie dei singoli draghi. Però questo è semplicemente uno step. E purtroppo sono costosi. No, non devi ricraftarla. Però costa. Cioè, ti faccio un esempio. Io devo finire Swan. E i pezzi precedenti li ho già presi. Ma devo fare l'ultimo pezzo che sono 5 Clover, 250 Memory of Aurin e 200 Jade Runestone. Capisci che non è proprio un prezzo immediato. Se volessi fare le altre skin, come ti fa vedere che poi magari io compro, tipo ora compriamo giusto per cazzarare. Ah no, non la prendo, sono deficiente. Questi oggetti mi servono, mi andranno poi a sbloccare le cose. Hanno sempre lo stesso prezzo, vedi 75 gold, 100 shard, cioè 10 del ambergris della pesca. Insomma, ci sono delle cose che sono un po' più rompine. Però si fa. Nel senso, è una cosa che si può fare senza troppi problemi. A mio avviso, se la poteva uno studiare meglio. Onestamente. Perché fasse tutte le armi di Aurin e di tutti i draghi costa. E forse non ne vale così la pena. Anche se le armi sono belle. Perché. Forse più Sì. dell'arma sono veramente belli gli effetti, eh? Sì, è Gli quello, effetti brava. della Sì. heal, quello veramente è bello goturioso, no? Cioè, sono fatti bene, non ci sono draghi trascurati, li ho visti un po' tutti e Sì, sono veramente sono. belli. Quindi se ti piacciono questo genere di cose, sì, ne può valere la pena, però chiaramente è molto soggettivo, il costo c'è, non è che te li regalano. Quello è poco ma sicuro, perché poi sono Il vero cose. è che ora sono calate di prezzo le armi da fare. Sono Le Jade Runestone calate. costano meno, anche Credo perché ora vengono droppate di più anche con il fatto che hanno. Credo si droppino anche in Soto, se non erro adesso, visto che ci sono le ceste con le volpi anche lì e le lesser chest. Non vorrei dire una stronzata però, eh. Sai, c'è un giro di chest da fare giornaliero che te ne dà abbastanza. Quindi una volta secondo me che è passata la foga di averle il prima possibile, il mercato si è stabilizzato, ora c'hanno questo prezzo qui. Diciamo Perché che io ora per come esempio, ora. No, scusami, finisci, scusami. no, dico, io giornalmente le prendo quando Ah, faccio il login, ok. dei personaggi parcheggiati in punti strategici e le prendo, perché possono sempre far comodo, credo di averne più di uno stacco, aspetta te lo dico. Ne ho tipo 300 da parte.
No, sicuramente Sforzo zero. c'è qualche cosa che è cambiato un minimo ora che hanno annunciato delle armi nuove, perché se ne era parlato qualche tempo fa, durante la settimana prima della beta, se non erro, la pistola di Aurin andò sold out sul TP, visto il Guardian che ne deve usare due e l'Ele che ne deve usare una. Quindi infatti Jumpy ci dice alcune leggendarie ora costano davvero poco per essere leggendarie. Ti dirò la verità, a me va più che bene che costino poco alcune leggendarie. Cioè il prestigio del leggendario secondo me è stupido, come l'hanno voluto prima, nel senso era troppo eccessivo. Ora invece lo ritengo più marcato e io per primo mi sto facendo una volta ogni 3 mesi che c'è il rework della roba del Vault, un'arma leggendaria. Ho fatto già la Bolt e il Mut, per questo, e continuerò a farmi le armi leggendarie anche di dubbio gusto solo per questo motivo. Prego, alzo. Vero, perché Maria poi mi finanzia in live. Zio Mick dice: in generale, secondo me è più semplice con la leggendaria di Aurine rispetto alle altre. E poi adesso non, con Soto ci sono i kit che aiutano parecchio. I kit sono rotti da questo punto di vista, se ci pensiamo, perché per un giocatore nuovo non sono così convenienti. Per uno vecchio io faccio armi leggendarie con 300 gold. Quindi sì. Ora specifico, 300 gold che io in genere non ho. Però cioè, nel senso, comunque 300 gold. Tanto c'è, ci sono altre persone che li Ci hanno. sono altre persone che le hanno. E tra l'altro voglio specificare, le armi che vengono fatte con quei 300 gold sono vendibili a 1.400. Quindi se uno volesse divertirsi a fare un minimo di spicci, si può preparare la roba per fare un'arma leggendaria nei 3 mesi precedenti, utilizzando anche il sistema del Vault. E va bene così. Tra l'altro io sono molto a favore di questo sistema, perché a 11 anni di gioco è inutile che delle armi, specialmente più bruttarelle come quella della Gen 1, siano 2000 gold di crafting. È inutile. Molta gente ha solo bisogno di tappare i buchi per avere più armi leggendarie e così via. Sì, vabbè, ma poi continuano. Comunque quelle di seconda generazione continuano a essere quelle più terribili da Infatti fare, Jumpy ti dice dico. il primo kit mi sta facendo campare di rendita d'agosto. Ma è quello, perché alla fine il problema dei giocatori nuovi è il Gift of Exploration. E poi c'è sta gente come me e tanti altri che ne hanno 9, 8 in banca, perché negli ultimi anni ogni tanto si sono divertiti a fare sta stronzata. Ma meno male che io ho smesso di venderli sui GW2 Exchange e me li sono tenuti. Così almeno adesso posso usarli per il bene invece che per minchionare con acquisti di dubbio gusto in game, cioè nel senso. Botte listata a 1.700, venduta un par di settimane dopo, da lì in poi mi è sceso sotto quella cifra. E ho speso. No, ma. Cioè, ripeto, secondo me a 11 anni di gioco è sacrosanto semplificare delle meccaniche. Anche se puristi come me, magari su alcuni punti possono essere meno contenti di questo, ma credo che vada più che bene, semplificare tutto. Semplificate Io tutto e per roba nuova, meglio. più che altro non ha senso fare un paragone della serie. Sì. Quanto ci ho speso io per fare quella stessa cosa 8 anni fa è ormai andata. Il gioco 8 anni fa era quello che era. Oggi è così e va anche bene, nel senso. Anche perché non so te, però dopo averne fatte un po' di leggendarie, averle semplificate è più comodo anche per noi, perché rifare sempre le stesse cose passa il Io sentimento. lo dico sempre, io per esempio non sopporto per nulla che, nonostante tutto, anche se siano scese di prezzo, il crafting delle armi di seconda gen è rimasto palloso, noioso. No, no, quello è E quello un po' mi dispiace. Cristallinor, cioè. Sì, esattamente, i Cristalline Ore di Si parla di coso. quello. Cioè, Si parla di quello. bloccarmi il crafting dietro una mappa di Hoth, o peggio, La mappa. come si chiama, la roba di Path of Fire con gli incensi è terribile, secondo me, è proprio. Incensi bocciatissimi. Però giustamente Jumpy dice, la generazione 2 è molto bella perché sono una hit, verissimo, sono probabilmente la più bella secondo me che c'è, Assolutamente. però Soprattutto il fucile, vero?
non tutte le ciambelle vengono che poi c'è da dire, ha degli effetti fantastici quel fucile di merda. Rimane un fucile di merda, ma ha degli effetti che sono da paura. Anche e... la torcia, devo dire che è la torta di compleanno di Baltasar. Impegnativa anche quella, sì. Oh, meno però... male è arrivata quella di Aurin, perché c'era la mia mani nei capelli. Però diciamo le cose come stanno. Anche il Warhorn, che doveva essere minchione, secondo me fa la sua sporca figura. Il Warhorn è bellissimo. A me piace un sacco, sì. Verdarak, quando l'ho fatto, ero contentissimo. Anch'io. Bellissimo. Poi anche uno strumento musicale, ricordiamocelo. Ah, è vero, e poi te lo posso suonare live, ce l'ho. Io ce l'ho. Aspetta, aspetta, arrivo. Io sono Damnitas, eh. Aspetta, me. Arrivo. Allora, aspetta, ora ti parto, eh. Sì, dove sto andando? Sto mettendo... Che cosa mi sta colpendo? Lasciami in pace. Io con la mia necromante molto molto piccola, con il suo corno molto molto grosso. Quentin ci dice, io per lo scudo con il Quagga hanno avuto gli incubi per una settimana. Ricordiamoci che... Il Shushadu. Io vorrei farmi una Gen 2, ma sono riuscito povero da Qualescence fatta lunedì, quindi però... Allora, è quello il punto, ripeto, la Gen 2 è molto bella, ma... Come si dice? Non... A me mi annoiano. Mi annoia tremendamente craftare quelle cose lì. Ma davvero tanto. Perché altro la Gen 2 è... Ricordiamo che ce ne sono 4 che sono particolarmente ostiche da fare, perché hanno delle collection molto lunghe. Ma ti dirò... Al contrario della Gen... Uno, non puoi comprare vero il precursore. Ti dirò, c'è da fare un sacco di collection, c'è da fare a volte anche degli eventi, dei boss che non spawnano. È proprio... Quello è vero. Poi dopo l'hanno cambiato. Ma lì perché l'hanno pensata male. Però ti dirò che secondo me quelle 4 armi che sono Nevermore, Astralaria, Hope e Chugan Champawat sono le più belle, perché sono armi con una storia. Ora è una cazzata, sì, hanno una loro. A livello di trama, ora tutte ce l'hanno, no? Grazie al discorso dell'armory che appare quando crafti. Però a livello tecnico, secondo me, il fatto che quelle 4 armi te le vai a cercare sono belle. Poi alcune trame sono meno belle di altre. Però tipo Nevermore, Astralaria, che io ho, sono 2 armi che hanno una trama bellissima. Pallosa, sì. Io le ho craftate forse nel momento giusto. Astralaria sicuramente, Nevermore no. Perché Nevermore, come tu ben sai, cominciata 5 anni prima, terminata l'anno scorso. Nevermore, per la cosa buffa che è stata la mia prima. Gatto, scendi. Questo è lo strumento musicale che ci hanno regalato. Ecco qua. Se la collection è carina, può essere anche lunghissima, non mi interessa. Se mi diverto nel farla, va bene. Ma è quello il punto, secondo me. Cioè, io ai tempi mi trovai molto affascinante il fatto che il giocatore facesse Astralaria attraverso i meccanismi rotti di navigazione e le carte stellari, e andasse anche nelle aeronavi cadute nella giungla di Maguma. Ed è interessante perché ti fa andare in posti dove non andresti mai, perché non c'è niente se non quell'oggetto interagibile, il che è fico. Uguale Nevermore con lo spirito, peccato che successivamente a quello hanno un po', come dire, un po' troppo... C'è anche la scia come l'arma, lo strumento, non lo sapevo. Sì, c'è anche le impronte. Come se ce l'avessi equipaggiata. Ho il Warhorn sul Mesmer. Bellino. Ma le collection sono molto belle. La cosa frustrante può essere se ti chiedono di fare un contenuto che ormai non viene più giocato. Vero. Io per fare Astralaria dovevo fare il leggendario a Dara. Ah, che palle. È vero, è vero. Pianto, perché non c'era verso di trovarlo. Poi vieni a questo punto col gioco, ormai a questo livello, veniva praticamente sciolto, quindi o eri lì in quei 60 secondi fatali oppure niente. Un programma. Saluti. Io ricordo che con Astralaria, cioè, se non erro, c'era anche il problema che alcuni eventi che dovevi fare dovevano fallire per triggerare l'evento che ti serviva, e siccome tutto si scioglie... E il problema è che non riusciva mai a apparire quell'evento, perché giustamente la gente li ammazzava prima. Quindi era un po' problematica questa Molte cosa. Molte cose le devi fare di notte, quindi se... Giusto, è vero, col cielo stellato. Puoi...
poco tempo per giocare, devi aspettare la notte. Cioè, carine per carità, però È vero. a volte un po' scomode. Giusto per Poi dopo cazzarare. sicuramente. Giusto per cazzarare, quale arma leggendaria vi è piaciuta tanto? Sì, cioè, vi piace tanto e anche da fa vi è piaciuta tanto. Grazie per aver cambiato topic, perché qui stavamo iniziando a spaventare la gente. Non stavamo aiutando. Quindi Tu Lara, bene così. Tu quale armi leggendaria hai? Ora non ricordo. So che c'è qualcosa, non so quanto. Io veramente di armi non ho ancora nulla. Io mi sono Nessuna? fatta la. Eh no, mi sono fatta la Armatura prima te. armatura Giusto. e gli accessori. Fatto il Com. medaglione con tutti gli achievement e il backpack, un anello e un accessorio. Che comunque non è poco, perché nel senso No, l'armatura è beh. stato un incubo per alcune persone. Non è che effettivamente. Fortunatamente con la gente che mi urla e mi insegna a fare i ride. È vero, Mari, non andrò più a sinistra, scusami. Se fosse capito, Maria Mena. No, non meno. Però quella volta a imparare, Sì, ho imparato. a imparate. Non la sbaglierà mai più, Xera. Parlo col terrore. Io son Che gli devo contento di aver dire? recuperato, ora che ci penso, molto tardi le due armature mancanti di Raid. Io ho fatto la medium perché da main ranger mi serviva. E vabbè, poi me le farò la Light, la Eevee. La fortuna ha voluto che, avendo fatto talmente tanta roba giocando con voi in passato, che mi sono ritrovato ad avere tutto in maniera involontaria, l'ho potuto Ma fare quanto è bello quando senza. succede. Sì, cioè, a me l'unica cosa che mi mancava erano i Provisioner Token. Quindi il mio perderci tempo è stato fare i 300 gold a pezzo e i Provisioner Token sporadici ogni tot. Sì, esatto, proprio Samu quelli. piange con Tio, con Cryo. Cryo a River. No, però Raitio. Cryo. Io però ricordo, a parte Astralaria, che io ripeto, secondo me forse è l'arma leggendaria che preferisco, ricordo con molta Io dolcezza nevermore in il assoluto. Kuzu. Kuzu, il primo che ho fatto, mi è rimasto nel cuoricino perché l'ho fatto in tempi non sospetti. Quando non serviva niente l'arco lungo sul Ranger, quando ancora non c'era manco la Season 2 uscita del tutto, quindi era proprio. Che Io se cioè. ci devo mettere la lore ufficiale, Nevermore sicuramente. Se ci devo mettere la lore ufficiosa, anche Ipos. Posso Ma la pure. lore gliel'ho data io, quindi. Ma chissà adesso che c'è magari i Cryptids, magari anche io posso verrà Guarda, se citato. si scopre che ho indovinato anche questa roba qui, lo so. Madonna santa, Cioè. noi abbiamo inventato la trama di GV, loro ci spiano. E no, cioè, effettivamente a volte mi chiedo quanto per i nuovi giocatori sia, a parte ora il discorso delle Legendary Kit che sono sacrosanti, mi chiedo quanto alcuni aspetti della roba leggendaria, tipo appunto i trinket, siano effettivamente accessibili ai nuovi giocatori. Perché il backpack passi, l'amuleto passi. Poi cosa c'è? I due accessori, Aurora e Vision, che sono fattibili, però sono comunque dietro a un paywall della season. Non lo so, è un po'. Ciao Conga 8, oggi tutti quei numeri, carini. Io non so neanche cos'è la roba leggendaria. Samu, al momento non ti serve neanche. Quindi. Però la roba leggendaria è roba che tu ti rimane qui nell'inventario, come vedi, che io posso avere il personaggio nudo e vestirlo direttamente quando cazzo mi pare a me, senza dover usare nulla. Tra l'altro non consuma Transmutation Charge, quindi per noi che stiamo sempre a cambiarsi le mutande in game ogni 2 giorni, tanta roba. Tantissima roba. Grazie comunque Conga del follow, davvero. E io direi di buttarci a questo punto, visto che sono quasi le 7. Ora siamo 1:25 in live, è ancora abbastanza presto, minimo. Prenderei a caso una delle domande che mi ha girato Nike.
Comunque, aspetta, prima John 2, se non guardi un video guida ti perdi. Sì, sicuramente. Sì. Ok, parliamo. Questa è una domanda che sull'Ask Me Anything è uscita, ma merita una risposta. La mia domanda principale è: se i contenuti PvE stanziati aggiunti con le espansioni Fractal Ride, Dungeon Strike, Missions sono effettivamente più ardui e complessi da affrontare dei dungeon in leveling? No, scusami, l'ho detto male. Questo utente chiedeva se i dungeon che mentre livellava ha ritenuto deludenti fossero meglio una volta raggiunto il livello 80 in quelli che sono i contenuti, sì, dungeon tra virgolette, ma che contemplano appunto i Fractal Dungeon, come li chiama ArenaNet, le Strike, e se sono davvero meglio o sono semplicemente una zuppa riscaldata, perché questo tema è particolare, perché io sono sicuro che alcuni giocatori non sono così contenti, altri forse sì. Io sono mezzo. Voi in generale cosa pensate dei contenuti PvE endgame del gioco? Bene o male. Stiamo parlando delle DRM? Le DRM che si sbloccano solo se le apri tu, Madonna Santa. Ma che incubo! Cioè, quindi quattro persone sono obbligate. Io sono combattuto, perché devo essere onesto. Grosso errore, ragazzi. Io sono combattuto perché io da giocatore che ho fatto contenuti endgame per tanto tempo. E ho tentato un approccio, Maria forse se lo ricorda, mesi e mesi fa, forse anche anni ormai, in quelli un po' più difficili e per un periodo l'ho fatti. Sicuramente sono divertenti. E sono sicuramente meno deludenti dei dungeon in fase di leveling, perché quei dungeon sono bloccati a un momento storico di GV2 vecchio ed è l'endgame del free to play, praticamente. Però effettivamente, secondo me GV2 non è stato bravissimo nel guidare i giocatori in questi contenuti e a volte sembra perdere un po' l'identità. Forse ora con le strike si è un po' ripresa, nel senso che almeno tutto è strike. Però ammetto che ho Io cominciato a mi ricordo divertirmi tanto nel momento in cui ho che il abbassato le aspettative, diciamo così. Fractal. Io il Fractal che mi ci sono approcciata relativamente tardi, non li capivo. Quindi ho avuto bisogno di qualcuno che mi rispiegasse come funzionavano, come funzionava il discorso del livello, dell'agony. Per quanto ci provi in gioco a spiegartelo, è una cosa che se te hai fatto solo contenuti PvE, tra l'altro in solo. Quindi magari si è fatto la storia. Certo. Io c'ho un gatto davanti alla telecamera, Insomma, scusate. secondo me non sono molto intuitivi. Non lo Quando sono. poi ci hai preso un po' la mano, e soprattutto se trovi un gruppo che funziona, perché tanto questo è un gioco che, volenti o nolenti, è un gioco multiplayer, quindi Sì. devi giocare con gli altri, secondo me, per godertelo. Allora sono anche carini, perché poi comunque il Fractal. Sì, è vero che è una difficoltà crescente, quindi un po' ti ci puoi abituare gradualmente, però io fui trascinata in Fractal T4, praticamente senza Agony Resistance, trascinata per una caviglia dal mio party in giro. Questo è stato il mio primo approccio con i Fractal, lo sconsiglio, però. Penso che sia stata un po' l'esperienza di tutti, perché anch'io mi ricordo l'esatta esperienza, ovvero io che abbracciavo il pavimento di continuo, mentre gli altri mi dicevano: aspetta, adesso ti compri le Bella auri, avere una. così fai quello. Mi chiedo, scusa, ma oggi non è Nebula a rompere le scatole, ma è Leone a essere uno da me, che è particolare. Gilda, ma per questo perché veniva fatto? Ciao Leone! Ma il fatto è che perché quello è il metodo più veloce per effettivamente fartela l'agony, perché più alto il livello maggiore è la reward, però Vero anche quello, le vero prime anche quello. volte sei un po' obbligato a guardare cosa fanno gli altri. Se hanno la pazienza di spiegarti cosa stanno facendo è anche utile, puoi imparare. Però Io credo che Pride è piuttosto, non ne parliamo? quello che tu hai detto è molto importante, cioè nel senso è poco intuitivo secondo me il sistema e non è molto guidato da questo punto di vista, anche perché sicuramente c'è di mezzo il discorso io questa cosa purtroppo la devo sempre dire, Guild Wars può avere due difetti secondo me.
per alcuni giocatori. Il primo è che, essendo un buy to play, se sei free to play comunque non avrai mai, 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 mai le possibilità dei giocatori che hanno comprato il gioco. Quello è poco ma sicuro. E poi c'è anche il discorso, secondo me, un po' più, diciamo così, meno cattivo ma anche qui sensato, che purtroppo io non credo sia un gioco che si può giocare da soli. O comunque, se vuoi giocare da solo questo gioco, devi quantomeno avere la consapevolezza che non avrai mai le stesse possibilità di tutti. Questo sì. Nel senso proprio più semplice del termine. Se tu vuoi fare un contenuto da 10, lo puoi fare solo se sei un giocatore con un minimo di skill based, di conoscenza. Puoi averlo se sei un giocatore in solo, per carità di Dio, però immagino che non sia una cosa che viene naturale. Quindi ha molto più senso trovare una gilda che ti spieghi le cose come si fanno e magari farlo con loro. E poi magari ti muovi da solo, però non lo so, cioè ci sono degli aspetti un po' più confusi, no? Diciamo così. Non so bene come si può. E poi è anche te, hai la fortuna di trovare il giocatore anche in Looking for Group che te lo può spiegare, ma è effettivamente una casistica abbastanza rara. Sì. Tutto perché o trovi un gruppo che impara, quindi impari insieme, e allora non voglia, se no giocatori veterani tendono purtroppo a cercare giocatori veterani, a meno che non sia in un contesto di gilde. Nel contesto delle gilde chiaramente si va più che volentieri a aiutare i compagni, dipende tutto insomma un po' da chi trovi. E poi tocca essere anche aperti al discorso di mission col qualcosa. Fatto, secondo me, la cosa positiva delle straight mission è che ti ci portano di storia la prima volta, quindi un po' le vedi, quindi se poi ti ci vuoi lanciare dopo forse hai meno timore, no, dell'ignoto. Certo. I raid sono molto belli perché hanno delle storie veramente belle e interessanti se uno si appassiona anche di lore, però lì è anche peggio perché rispetto al Fractal, che è un contenuto a 5, lì ti servono appunto gruppi numerosi, ci sono ruoli ben definiti, più, vuol dire, in cui sono un attimo curioso su quello che ha detto Samu adesso in chat, perché Samu ha detto: mi incuriosisce però questo aspetto del gioco, se PvE PvP, in che senso incuriosisce? Quale, cioè proprio nel dettaglio, quale cosa ti piace di più? Perché come ha detto Maria, il contenuto 10 delle Strike risulta essere sicuramente più accessibile, più chiaro forse anche nei suoi intenti di quanto non faccia magari il resto. Nel senso che da nuovo player ne ho sempre sentito parlare ma non sono riuscito mai a farlo. Beh, se tu intanto ti fai un personaggio livello 80 e con un pochi gold ti compri un set esotico anche blando, qualcosina ti si può fare. Perché le prime strike, non per offendere nessuno, ma alcune strike sono brain dead. Cioè nel senso, se io prendessi il mio pisello, lo sbattessi sulla tastiera, riuscirei comunque a fare il boss. Anche non guardando lo schermo. Quindi ArenaNet, quando le ha proprio create, le prime più semplici, secondo me ha proprio detto: ci serve qualcosa che stia fermo e che fa solo rumori di attacchi. Cioè tipo psi, ma in realtà non sta menando. Fatto apposta. Noi in quanti ci è fatto il primo boss? Eravamo tre. Quello della prima stack mission in tre? In tre. Sì, in tre. Ramo, io te Leo. Si può fare. Ma abbiamo, guarda, preso il silver. Scusami Samu, tu hai un personaggio dell'80? Penso di sì, vero? Andiamo a fare una strike mission. Andiamo a fare una strike mission. Vai. Se ha Icebrood Saga dovrebbe. Ne ho tre, mi pare. Prendi un personaggio 80. Tu ce l'hai Icebrood Saga, vero? La season 5, dovresti averla.
Potete unire. Ah, aspetta, faccio una scuola, vado direttamente all'occhio del nord e prendo tutti. Io ora Allora, ammetto. lasciami un... Se servono, porto l'healer. Finisco un Leviatano. Sì, io ho il gattino addosso, però, ragazzi. Vabbè, tanto si stava dicendo ora che non è necessario. Allora, aspetta ragazzi un attimo che Wirup è entrato follower, grazie di esserti aggiunto o aggiunta a noi. Io c'ho, sì, no ma è strano perché il leone non viene mai in braccio a me quando sono al PC e mi fa ridere il fatto che è così in questo momento che sta svenendo sulla mia... Io non so come giocare, però il suo culo emette, grazie alle sue vibrazioni delle fusa, rumore sul microfono che in chat stanno apprezzando. E io farei la squad, ragazzi, e comincio a partare. Ok. Faccio il commander viola, visto che sono Mesmer. Ride mode, prendiamo Zio Mick, è il primo che ho trovato. Maraia. Lara, tu non ci sei, o sei in Yes, arrivo. eccomi. E quanto dura però una strike? Ma guarda, quanto durano le Questa tue scoregge poco. in genere? 3 minuti? Le strike non sono come i raid. Dipende, dipende, dipende. Tipo, ce ne sono alcune lunghe. Sì. Te guardi l'Harvest Temple, è ghetta, eh. Vero, è vero. Però comunque si parla di 20 minuti. Cioè, nel senso, bene o male. No? Nel peggiore dei casi. Sì, cioè. Allora, una wing di Sì, raid, è Flamance. un gruppo medio bravo, la fai in una mezz'oretta. Una strike, ti ci vuole molto meno. Un giro strike. Noi c'è stato un periodo che i digitali facevamo tutte quelle di Icebrood Saga, potrebbe prendere più o meno quel tempo di una Windy Ride. E erano 1, 2, 3, 4, si faceva anche il Boneskinner 5 e il Whisper 6 se ne faceva. Quindi più o meno la metà del tempo ci vuole per fare una Wing. Perché non ci sono i dialoghi, non Certo. ci sono gli eventi E intermedi, questo tante è cose. una cosa importante da dire, Samu. Sono più Intanto, facili. ho visto gente arrivare nuova. Intanto, ciao, Eflomance. E se avete domande sul gioco, fatele, che rispondiamo. Se siete nuovi giocatori o volete qualche chiarificazione su alcune cose del gioco, noi ci siamo. E fondamentalmente, Samu, come ha detto Maria, la differenza anche strutturale tra raid e strike, che poi alla fine sono la stessa cosa, perché io vi ricordo che le strike mission sono nate come mini raid con un raid che c'è a Natale durante l'evento, che vedremo adesso dal 12 in poi, dove bisogna lanciare palle di neve. E in genere Che questo... carino. Sì, è vero. La cosa buona è che con le strike abbiamo ottenuto un contenuto interessante, fatto bene. La cosa negativa è che abbiamo perso delle storie narrate lunghe. Nel senso che i raid sono degli archi narrativi a sé stanti, distaccati dalla trama principale del gioco, a volte solo connessi in qualche modo e così via. Le strike invece sono esattamente uno a uno encounter del gioco, della storia, rifatti in un'istanza. Quindi non hanno in genere percorsi, se non in rari casi, non hanno cose troppo complesse. Vai lì, c'è il boss, lo ammazzi e te ne vai. Quindi... Le tre relic chest, mo te le spiego, queste sono Sam. Le relic sono un nuovo tipo di equipaggiamento. Voi non avete letto perché Samuel adesso è in game. Le relic è un nuovo equipaggiamento che si mette in basso a destra tra i trinket che va scelto e a livello 80 lo sblocchi. Serve per cambiare delle cose delle build, è un'aggiunta nuova di Soto, però è tutto il gioco fondamentalmente. Soto è semplicemente l'espansione che ne ha, diciamo, triggerato un po' di più. E si parla di fondamentalmente come dire? Di questo oggetto che ti permette di fare determinate cose. Ci sono varie categorie, quelle tipo di attacco, sul condi damage, sul support, sull'healing, e dovrebbero triggerare delle build diverse. Io, per esempio, su tutti i personaggi non ce l'ho. Quindi, se qualcuno di voi vuole unirsi, visto che siamo 5 a fare questa strike minchione, vuole avere un drop minchione, può dircelo e noi SQ partiamo. join. Ok, SQ join, no, il mio nome è troppo complesso per joinare al momento. mio. Narmoriel è meglio. SQ join Narmoriel, la schiamo in chat di
fare slash sqjoin. Io col gatto faccio fatica a scrivere. Allora, credo vada bene anche il nome account. Metto un armorial che è più semplice, forse il nome a ca. Ah, giusto, giusto. Semplice del tuo? Sì. Azur. Aspetta, 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 aspetta che c'è il... Fate slash sqjoin e poi scrivete Narmoriel. Perché io non posso fare comandi con lo slash su Twitch, perché giustamente mi partono le cose. Allora, tocca vedere se Samu può entrare. La slash usata da tutti. Lo scopriremo. Tu devi andare, Samu, se rimane all'occhio Divinity's del nord. Reach. All'occhio del nord. L'occhio del nord si trova... Non gli posso passare il waypoint, aspettate. Esco fuori. Nel Duomo di Milano. Tu hai Leone, io ho Morfeo che sta in tutti i modi cercando di attirare la mia attenzione buttando giù dal tavolo qualsiasi cosa. Qualsiasi. Che belli questi gatti. Facciamo un'inquadratura sul leone mentre appunto è triste perché il mondo è... Allora, questo waypoint qui dovresti averlo, Samu. Ah, giustamente sì, Maria ha detto una cosa in chat importante che non ho detto durante la relic. La relic che hanno messo come nuova meccanica è fondamentalmente il bonus della sesta runa che prima si aveva. Ora ti apparirà un invito, accettalo, Samu. Ma infatti è quello il discorso, secondo me, Eflamaz, perché lui Eflamaz ci dice: per me le strike sono sembrate più dei golem semoventi da provare le build di Raid, e solo quelle di Kanta e le CM di Old Lions un leggero miglioramento. Io ti dico che secondo me, da giocatore che se li è fatti questi contenuti e che un tempo se li faceva di più, ci sta. Nel senso, forse hanno sbagliato a partire dal livello meno 7, proprio in quel di Icebrood, che Shiver Peak Pass è davvero a prova di rintronato. Secondo me ormai sono le CM, cioè le CM sono la cosa che chiede di fare qualcosa un po' di più. Per il resto quelle normali sono così, perché anche... le due di Soto non sono questo granché in termini di difficoltà. Ora, io non ho provato quella CM ancora di Dagda, però la normale è semplice. Cerus ha una bella meccanica simpatica, però secondo me è sbagliato presumere che il gioco ci dia sempre una difficoltà alta, perché onestamente dopo che hanno fatto Sunqua Peak e l'Harvest Temple possono far quasi più difficili? Sì. Le possono far bene? Non te lo saprei. Quindi secondo me dobbiamo comunque stringere il fatto che bene o male qualcosa di buono hanno fatto. Poi si sono fermati. E... forse più che la difficoltà può essere anche il divertimento della meccanica. Anche. Nel senso... io penso anche ai boss dei raid... ce ne sono alcuni che a livello di meccaniche sono veramente tosti, e la difficoltà dell'incontro la fa la meccanica, non sì. Il boss di per sé, cioè gli attacchi del boss ti fanno poco e niente. Quello che di solito ti uccide da Doom è sbagliare le verdi, non Doom, comunque, di solito. Comunque o prenderti golem in faccia. Momento roleplay, Filippo Watanabe insieme, di nuovo. Andiamo Watanabe. Filippo, su, correre. Stand your ground. Cioè i piedi fucilati. Doggia, doggia. Niente. Ho doggiato comunque, non mi ha preso le cose. Niente. Ma il clock non fa effetto su queste cose? Io mi mirage, mi sono perso dei pezzi per strada. Io sono sei un mirage. No, perché ho doggiato, ma comunque mi ha preso, quindi... i muri di Desmina. Anche lì, Jumpy, i muri di Desmina. Quanto il random a volte ha rovinato delle run.
Cioè, io se non ricordo male, ai tempi di Desmina, dove era appena uscito, c'era un problema con lei. E ragazzi, a me non mi funziona il dodge del Mirage. Cioè, mi prende uguale il È un sasso. mirage. Ma dovrebbe comunque fare. Cioè, dovrei comunque poter evitare la palla. O devo morire per forza perché sono Mesmer e romper cazzo. Cioè, non ho capito. No, dovrebbe comunque funzionarti, solo che ovviamente non ti sposta. Io, mi sembra che non sta funzionando. Io mi ricordo che ai tempi Jumpy, quando uscì fuori quel boss, c'era il problema che era. Ah, che ce l'ho fatta. Maticamente impossibile in una run di wall, in un certo modo, che le cose finissero male. Cioè, o si faceva per forza un DPS alla Madonna, o se non erro, c'era una o due combinazioni in cui il wipe era obbligatorio. E queste cose mi hanno sempre fatto incazzare perché non ha senso. C'è già l'enrage per questa cosa, perché devi fare per forza le meccaniche del uscire su. Wipe obbligatorio no, però se sbagli un po' di robe a seconda di se ti cazza ne muri, praticamente non hai via d'uscita. Se metti male i golem, cose del genere. Potete cliccare Io non sull'icona, eh? so se sentite dal microfono le cose del mio gatto. Lo sento. Sì, sono quelle. Sì, Ok. un pochino si sentono. Dopo mi Sì, devo è concentrare. Morfeo. Mi ha scalato la palla e quindi ce l'ho qui. Oh mio Dio. Gatti neri. Ciao. Un attimo solo, io dovrei fare una cosa. Io dovrei Perché credevi giocare. di essere in difficoltà? Dovrei giocare. Se non erro, ascia torcia pistola. Ragazzi, siamo 5. Riusciremo a sopravvivere? Penso di sì. Siete pronti? Aspettiamo tutti. No, aspetta. Samu puoi Dovevo levarmi il cliccare gatto. direttamente sull'icona a forma di Hank che c'è qui, in alto. È coperta, se non la vedi, è coperta dal simbolo del commander. Hai Quindi tu ragione. clicca due Giusto. volte sul commander nel caso. Eccolo, perfetto. Scusami, sono io che sono una bestemmia. Perfetto. Non sai, la Ah, prima volta. Ma Jumpy vieni su di noi, vieni su. What? dice C'è niente, non ci sono simili. abbiamo vinto da nudi in 10 qui. È come essere in 5 full vestiti. Effettivamente ci può stare. Allora, qui non siamo full vestiti tutti. No, è vero. Quindi, vabbè. Io cerco. C'è qualcosa di Dai, dai. carino di estetica? Così, guarda, sembra che c'ho la torcetta. Ricordiamo ai gentili telespettatori Manca che solo Watanabe Watanabe di Strike che e mette di ready. Ride Vai, metti mettere i ready. boon prima dell'inizio della fight è inutile. È vero. Il boss li leva. E verranno cancellati. Io che sto combattendo permanentemente dentro al mob, non faccio vedere un cazzo su Twitch. E vieni fuori, di certo il DPS non ci manca. Cosa brutta è che di solito si cercherebbe di stare tutti sul commander, ma Vero? Ma il comando si oggi sta muovendo come un pazzo, sì, lo so. maledetto Mirage! Memorial! Perché effettivamente con il fatto che sta facendo Sì, il seguite crocchio una di Moriel. continuo, sto diventando un coglionito io perché lui mi sposta di continuo, lo sto notando anch'io. Ma forse mi sto muovendo un po' Dammi un troppo per gli altri. simbolino. Dammi un simbolino. Sei Cliccami. la leader, ti ho messo la leader della squadra. No, non si vede. Ho capito. Adesso abbiamo Aspetta, perso anche la tag. aspetta, aspetta. Vabbè, dai, Vai, ma vai, ce vai. la Ok. facciamo. Vai, vai, segui la tag. È una tag azzurra, Mari. Verde acqua. Hai ragione. Scusa, aspetta. Non vedo È niente. abitudine, Non Viola, vedo va bene? niente. No.
Non vedo niente, è la cosa più bella da dire. Ma perché? Scusate, sono una role player. L'armoria è azzurra. Ma che fai le CM di Raid, però? Non ho mai commandizzato le CM di Raid. Ne ho solo giocate. Quindi non prende danni il boss, è normale. Anche perché poi spesso, se c'è qualcuno nuovo, gli si può dire anche questa cosa. Sapere le meccaniche spesso è più utile di fare DPS effettivo. Perché bene o male tutti i mob di GV sono degli HP sponge, fatti per essere picchiati, e basta avere un minimo di conoscenza della classe e della meccanica del boss, e spesso il boss viene giù. Magari nelle CM è un po' più complessa questo discorso, però ovviamente negli encounter normali... Già sapere come non uccidere i tuoi compagni aiuta. Sì, confermo. Stavo per insultare qualcuno, poi erano le tue copie, Az. Ora? Perché mi sono riscoperto Mesmer. Chi sta sotto la tag prende i boon e non prende gli stun, e poi erano tutti i tuoi maledetti cloni. Sono ovunque. Parto! Congratulazioni a Samu che si è fatto il primo boss. La sua prima strike. Prima strike. Gempi dice, ma tanto gli hardcore player mi hanno fatto fare win 4 e win 5. Non mi spaventa nulla. Ah, sì, certo. Bravo Samu, bravissimo! Non avevo neanche le rune addosso, ragazzi. Giusto per dire, aggiungiamo cose al delirio. Vieni a prenderti loot. Ah, è vero, vai a prenderti il loot. Tu non hai le... Può anche dire che una delle cose buone, secondo me, di fare strike mission, anche il raid, ma il raid si è detto è più difficile in generale accederci, però è che se lo puoi fare con un equipaggiamento esotico. Fratta, di altro livello, no. A proposito, c'era anche nella weekly di fare una strike. E di uccidere un... Sono 50 punti. Un leggendario. Quello l'avevo già fatto nella Convergence, io personalmente. Cioè, perché è venuto con noi tipo Samu. Visto come sono bello, o non c'entra niente. C'è spazio solo per un egocentrico per volta, e lo spazio è già occupato da me. Comunque, ragazzuoli, io direi che a questo punto, visto che siamo a ridosso delle 2 ore, io mi fermerei qua. Che dite? Siamo quasi prossimi all'ora di cena, sono le 7:30, direi che si è fatto il nostro. Che dite, no? Va bene. Va bene? Io, ragazzi, vi ricordo che... Ci sono altre domande... Diamo due minuti, tanto che ho collegato. Mutandine di Casimir. Diamo due mutande. Non porta le mutande. Dimmi, è vero però, dice lei, è lore. Lo so, era per quello che era divertente. Tra l'altro è una cosa che hanno retconnato, le mutande di Casimir. Ah sì? Non c'è più nella season 1 questa cosa. Cioè, era nella season 1 10 anni fa, adesso l'hanno retconnata perché fa parte della politica, che ovviamente apprezzo, di aver desessualizzato molto alcune cose. I Mesmer è difficile non sessualizzarli. Detto questo... Mesmer è degli elementalisti, perché gli elementalisti sono...
dai tempi di GV1 che sono molto sessualizzati. Vero. Detto Ricordiamoci che avevano le questo, armor meno coprenti del ma gioco. poi come ballavano. Detto questo, Sì. ragazzi, io vi dico questa cosa. La live della scorsa settimana, adesso esce su YouTube e questa arriverà nel corso della prossima settimana. Invito tutte le persone che magari stanno guardando questa live, che non hanno fatto domande, che magari sono un po' timidini o che semplicemente non c'hanno voglia di scrivere, di usare quella live eventualmente per le domande. Poi vi ricordo di nuovo il giveaway che l'Arco del Leone sta facendo. Vi rimetto qui il link che il buon Nike ci ha donato prima. È importantissimissimo. E poi vi metto sotto il link del loro Discord che è tanto bello, tanto caro e noi ci piacciono un sacco. Vi ricordo giveaway ultra figo, ultra mega galattico per una copia di Soto, l'ultima espansione. Sponsorizzato questo giveaway non da me, nel senso che io non c'entro niente, sono semplicemente un ambasciatore, ma l'Arco del Leone attraverso Dresna di Pessimismo e Fastidio ha una key ufficiale data da Reanet, quindi Mamma Net ci ha blessato con la sua presenza. E io ringrazio voi due di essere stati con noi, Maria e Lara. È stato bello avere qualcuno Creiamo in un nuovo party. format. Io volevo fare un format a 4, ho bisogno di un ragazzo con cui parlare, possiamo mettere in Apriamo un mezzo. format. Moro insegna cose. E una volta a settimana vi insegniamo qualcosa di contenuti Oh, più ma di difficili. qualsiasi cosa? Anche tipo, non lo so, come fare l'acqua osmotica per l'acquario. Ma tipo, no, ok. Pensavo in Eremo, però. Vabbè, sì, avete ragione. Avete roba a tema GV2. Però ragazzi, io vi ringrazio che siete stati con noi, voi ragazze, e voi che siete state qui con me in chat, grazie mille, specialmente a Samu che aveva promesso la sua presenza ieri perché voleva fare qualche domanda e effettivamente le ha fatte, quindi grazie mille. E grazie a tutti gli altri che siete partecipati, voglio fare un piccolo respam perché questa cosa è importante. Zio Mick, ho cominciato il tuo libro. Questo è il libro di Zio Mick. Grazie. Da recuperarlo, i racconti di Prian. Se. Fa, oddio, mi sta cadendo la roba dalla scrivania, mi sta morendo tutto. Ok. E ragazzi, questo è qua. Tutti che fa dire. E sì, Maria mi corregge la grammatica su un chat party. Ha ragione, ma io sono sgrammaticato, ragazzi. Non mi rendo conto, mi distrago facile. E niente, ci vediamo. Va bene, ragazzi? Oh, il citofono suona. Ciao belli. Ciao ciao.